particolare in Brasile, questa chiesa che cresce velocemente, che la cura uno a uno è la chiave. Quindi adesso tutte le persone nuove verrete o sarete contattati o avete già un contatto per far parte di un gruppo che si fa in casa, dove il capocellula, insieme a degli aiutanti, incomincerà ad avere un appuntamento con voi una volta alla settimana, ok? Dove tu passerai non solo un tempo nella cellula, ma questa persona incomincerà ad avere cura di te un'ora, dove parli, dove cominci a fare domande, dove ti viene insegnato, dove magari puoi esporre il tuo problema, chiedere aiuto, no? Pregare insieme a qualcuno, e questo piano piano formerà un'amicizia. Finalmente, sulla faccia della terra, avrai un amico o un'amica disinteressato o disinteressata solo con lo scopo di farti crescere. E questo non solo ti aiuterà a crescere, ma ti preparerà in 6 mesi a diventare tu una meravigliosa persona che cura altre. Ok? E questa è la cosa più bella. È come per dire, sei una bambina o un bambino, cresci, diventi uomo o donna, ricevi un figlio e cominci a curare questo figlio e a farlo diventare come te. Ora, oltre al fatto di crescere come numero, sappiate che questo ha un significato potente sulla crescita spirituale. Chi non ha qualcuno sopra, dice nella parola di Dio che è un ribelle. Ora, sopra non vuol dire che ti comanda, ma che ti cura. Tua madre e tuo padre non sono sopra per obbligarti, sono sopra per dimostrarti l'amore, nel migliore dei casi, perché chiaramente poi ci sono esempi sbagliati, ma noi prendiamo quello che è giusto, ok? Quando tu hai qualcuno a cui puoi fare riferimento, allora tu impari. Infatti, notate, sentivo di parlare di questo, infatti si sta anche collegando, è Pasqua e io vorrei parlare anche a coloro che sono collegati da casa di una cosa che molti di noi ci portiamo dentro. Molti di noi sono insicuri, molti di noi hanno una bassa stima di se stessi, e tutto questo nasce solo da una cosa: da un cattivo rapporto, un mancato dialogo, non voglio dire cattivo, ma un mancato dialogo con papà, con mamma. Tutte le persone che non hanno avuto un vero dialogo con papà e mamma, purtroppo faranno la stessa cosa con i figli. Solo se arriva Gesù tu puoi farlo. Ora, non solo per i figli, ma le scelte di molte persone sono sbagliate. Perché? Perché stanno andando avanti con qualcosa che ferisce il loro cuore, provoca un'insicurezza, c'è chi aggredisce, no? Sembra la persona sicura di sé, ma in realtà non è così. Perché se noti, questa persona che aggredisce e guarda in giro, alla fine, sai cosa fa? Cerca solamente soddisfazione in qualcosa: soldi, macchine, vestiti, donne, uomini, perché quello è la garanzia per loro. E non potranno mai smettere, perché devono aggiustare il loro cuore. Oppure ci sono quelli che, a causa dello stesso problema, perché la radice è la stessa, si chiudono, si isolano. Nessuno mi ama, nessuno mi aiuta, hanno paura del futuro, credono di non essere capaci. E allora tu immagina, crescendo, sceglieranno attività sbagliate. Difficilmente diventeranno imprenditori. Perché? Perché per essere un imprenditore devi essere molto sicuro, e allora ti devi basare su quello che credi, in quello che hai, no? E quindi non ti butti, magari hai il potenziale. Quindi io voglio pregare stasera che questa Pasqua sia un passaggio, non solo ricordare la festa, non solo riconoscere che è Gesù, ma capire che quando noi riconosciamo Gesù e gli diamo il giusto posto nella nostra vita, e non c'entra niente la Chiesa evangelica, noi incominciamo a restaurare le nostre emozioni, il nostro cuore, la nostra vita. Allora tu veramente incomincerai di nuovo a vedere dei sogni, incomincerai di nuovo a sperare di realizzare qualcosa. Quanti di voi sono qui e vorrebbero portare a termine qualcosa di importante nella propria vita? Ci sono? Ok, non devi, perché se tu, sapete chi ha fatto le grandi cose nella vita?
grandi progetti, grandi leggi, grandi invenzioni, chi è diventato un leader nella storia. Sono tutte persone che, nonostante erano in difficoltà, loro hanno sempre pensato: io ce la farò, io farò questo sogno, io farò, perché questo aiuta. Non troverai mai nessuno che dice: ma è difficile, ma costa molto, e chi mi aiuta, ma io so fare solo poche cose. Una persona così mai, mai, mai realizzerà un sogno, mai. Ok? E quella gente che dice: chi si accontenta gode. Non è vero. Ora non sto spingendo a cercare Dio per la ricchezza, per la prosperità, ma sicuramente, se una persona sta bene, può insegnare come si fa e può aiutare anche economicamente qualcuno che non ha niente, giusto? Ma se mi viene a parlare un pezzente di Dio, che a lui ha difficoltà a arrivare fino al mese per mangiare, che Dio mi può dare quando lui non è in grado di essere soddisfatto della sua posizione? Ok? Ecco perché è importante che noi ristabiliamo il nostro cuore. Ora, la Pasqua è qualcosa che esisteva prima di Gesù. Gesù è morto a Pasqua, ma sapete che tanta gente pensa che la Pasqua è il giorno in cui è morto Gesù e si festeggia quello? Ma in realtà esisteva già quando il popolo di Israele è uscito fuori dall'Egitto. Allora hanno cominciato a creare la Pasqua, il passaggio, e sapete, hanno mangiato il pane senza lievito e hanno mangiato l'agnello. Ok? Era già simboleggiato che così doveva accadere. Per fare un passaggio ci vuole l'agnello e ci vuole il pane. Ora, questa era un po' come la legge, spiegava come fare. E se vi ricordate, nella notte in cui è passato l'angelo della morte, solo chi aveva messo l'agnello, il sangue dell'agnello, sull'architrave e sullo stipite della porta, non venivano toccati i primogeniti. Quando ti tocca il primogenito, vuol dire che si blocca la tua prossima generazione. Non c'è futuro. E questo Dio sta dicendo: l'Italia sta andando male, ma questa è un'occasione per capire che tu non hai bisogno di un altro politico. L'Italia ha bisogno di credenti, di gente che prega e che comincia a manifestare il regno di Dio. Quando noi abbiamo il sangue dell'agnello sulla nostra vita, lo spirito della morte, lo spirito del fallimento non può toccare la tua vita. E non è entrando in questo luogo, perché anche quelli che sono a casa possono ricevere la protezione divina solo perché fanno un tipo di preghiera e la dicono credendo. In fondo Dio cosa ci dice? Cosa ci dà per diventare credenti? Un'immaginetta, un crocifisso, dell'acqua santa, delle parole da dire? No, ha detto: se tu dichiari con la bocca e credi con il cuore che Gesù Cristo è il Signore, sei salvo tu e la tua famiglia. Ora prendi queste parole stasera, mettile nella tua casa, perché equivale a mettere il sangue dell'agnello sulla tua vita, sulla tua casa, sulla tua famiglia. E il diavolo non può toccare i figli di Dio. Ecco perché Pasqua vuol dire passaggio. E dice in Matteo 26 che dissero: Signore, dove andiamo a preparare la Pasqua? E tu: troverete una casa, un asinello, andate lì. No? Quindi stavano preparando la Pasqua. In realtà Gesù è morto nel giorno di Pasqua ed è risorto in una festa che già esisteva per gli ebrei. Ok? Solo che c'è una cosa: prima di morire lui, ed è quello che faremo stasera, ha preso del pane, ha detto: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prende il calice e dice: questo è il sangue, è il calice del vino che rappresenta il mio sangue versato in sacrificio per voi. Vedete? Ora il pane non è più senza lievito, perché dice: io sono il pane di vita eterna. E l'agnello non è più un vitello normale, ma è il figlio di Dio, chiamato l'agnello di Dio. In questo caso lui ha potuto fare una volta per sempre, più di 2000 anni fa, qualcosa. Ecco perché noi oggi
non stiamo uccidendo un agnello, anche se lo mangiamo in questi giorni, non sono contro, a me piace, chi non vuole mangiare non lo mangia, sono fatti loro, ma Gesù si è sacrificato al posto dell'agnello. Sappiate che quando c'era la festa di Pasqua o c'era l'espiazione del popolo, si prendevano due capri, su uno si imponevano le mani e si mandavano i peccati del popolo sul capro, uno veniva mandato nel deserto, quindi andava fuori a morire fuori dal popolo, e l'altro invece veniva sgozzato e con il sangue veniva offerto sull'altare, sul fuoco, per bruciare qualcosa che il sangue si era portato, ok? Quindi quando dice Gesù l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, a questo si riferisce. La Pasqua vuol dire che Gesù si è sostituito a un sacrificio che si faceva ogni anno, ma da quando è venuto Gesù si è fatto una volta per sempre. Ora, chi ha accettato Gesù? Chi è nato di nuovo? Nel giorno in cui tu hai fatto la tua preghiera di salvezza, quando siete venuti avanti in una cellula, in quel giorno tu hai ricevuto la tua Pasqua, ok? Infatti oggi noi facciamo quello che Gesù dice: fate questo in memoria di me. Non mi state uccidendo, mi state ricordando che io sono morto per voi, ok? Dio ci perdona, ma prima di fare questo è importante che noi comprendiamo che non ci deve essere peccato. Ora, ci sono diversi pensieri: chi può fare la Santa Cena e chi non può fare la Santa Cena, o chiamata Eucaristia, no? Per la Chiesa Cattolica devi essere battezzato, far parte della comunione, cresima, dopo che hai fatto la comunione lo puoi fare, però se sei divorziato non lo puoi fare, anche se sei un cristiano. Se hai ammazzato qualcuno la puoi fare, se sei divorziato non la puoi fare, ok? Ma la Santa Cena è qualcosa che, dopo aver confessato il peccato, ristabilisce la tua comunione con Dio. Quindi è importante che, dopo prenderemo qualche minuto dove noi possiamo fermarci e che Dio ci faccia vedere le cose che non vanno e che possiamo confessarle a Lui, poi magari le confesserai anche al tuo capocellula, perché le cose che tu confessi ti liberi e allora prosperi. Abbiamo visto negli insegnamenti del mercoledì che chi non confessa il proprio peccato non prospererà mai, perché il peccato blocca. Tu dici: possibile? Il peccato fa entrare spiriti maligni, il peccato produce malattie ereditarie, maledizioni, possibile? Eh sì, se Gesù è morto per i peccati vuol dire che ha dato la sua vita per fare un cambio di qualcosa che noi non potevamo mai liberarci. Infatti il sangue dell'agnello sull'architrave e sullo stipide mette fuori l'opera del male, no? Le tenebre. Ma il sangue dell'agnello protegge coloro che accettano Gesù. Ecco perché è importante che noi questa Pasqua la cominciamo a vedere e a fare nostra. Se non la capisci, non la ricevi. Ecco perché dopo voglio che veramente ci alziamo, preghiamo e confessiamo a Dio questa cosa. La Pasqua è anche qualcosa che non è solamente la morte, ma soprattutto la resurrezione. Gesù l'ha dimostrato anche prima della Pasqua, quando ha detto a Lazzaro: alzati, l'ha chiamato e ha detto: esci. Ok? Ma prima di fare questo ha detto: togliete la pietra. E quando è uscito Lazzaro ha detto un'altra cosa: nonostante era vivo, ha detto: andate e scioglietelo dalle bende. Cosa vuol dire? Che la gente che non conosce Gesù non potrà uscire dalla situazione di sofferenza, di maledizione e di malattia. Come abbiamo detto, abbiamo visto fino a oggi, nell'ultimo anno, miracoli di guarigione incredibili, con tanto di certificato. Ma Dio può risorgere le persone. Ecco perché Dio ti chiama,
ti chiama per nome, come ha detto Lazzaro, esci, ma c'è sempre bisogno di qualcuno che toglie la pietra. Ecco la Chiesa, ecco il tuo scopo. Dio ti chiama a togliere qualcosa nella vita di qualcuno perché possa uscire da una certa situazione, e allora diventa più facile ricevere quello che Dio fa. E quando Dio ti chiama, anche se uno viene in chiesa e fa la preghiera di salvezza, da quel momento non è libero. Ha ricevuto la chiamata, ma ancora non vede, ancora non cammina. Ecco perché dice: andate e liberatelo. Questo deve fare la Chiesa. Questa è la visione uno a uno, che prende le persone, le cura, gli parla e comincia a togliere. Cosa sono queste bende? Sono i legami, sono il peccato, sono la mancanza di conoscenza, sono la malattia, no? Sono la paura, l'ansietà. C'è gente che dice di avere fede, però quando deve affrontare qualcosa, cosa fa? Si blocca. Perché? Perché è legato. Ma io sento che Dio mi parla, ma non ho la forza. Non potrai farcela. Hai bisogno che qualcuno ti prende per mano, la mia cavia, ti viene con mano e incomincia giorno dopo giorno a dirgli che gli vuole bene, a portarselo insieme, a vieni in chiesa, vieni nella cellula, ma io oggi, ok, preghiamo, ma io aiutiamo, ma questa cosa, lui l'ha portato un amico, l'amico non viene, ma lui è rimasto. E lui si è comprato la Bibbia, si sottolinea, nessuno gli ha detto ancora come fare. Perché? Perché lui era già pronto, aveva solo bisogno che qualcuno gli togliesse la benda dagli occhi. Poi c'è il fratello che l'ha aiutato, gli ha dato, l'ha messo in una casa ad ospitare. Insomma, questo, lui non deve dire grazie a nessuno, solo a Dio. Perché io gli parlo perché ho Dio, lui gliel'ha dato perché ha Dio, un altro, e lui diventerà un grande leader, diventerà una grande persona che aiuterà gli altri, perché sa cosa vuol dire stare lontano da Dio, sa cosa vuol dire trovare qualcuno che gli parla e gli dà le cose di Dio. Quindi non farti il tuo giardino, grazie, ma incomincia a dare agli altri quello che Dio ti ha dato. Questa è la chiave di lettura. Non pensare che tu prendi una persona. Noi abbiamo fatto tanti errori. Abbiamo preso un amico, l'abbiamo portato in chiesa, vieni, l'abbiamo spinto avanti, fatto la preghiera, salvato, amen. Finito il culto, lui è rimasto ancora qua e noi ce ne siamo andati. E quello ha detto: è la chiesa questa, eh? Ciao, ci vediamo mercoledì. Ciao. Hanno bisogno, anche se la persona ha 50 anni, è come un bambino appena nato. Se lui è nato oggi o ha pochi mesi di vita spirituale e non c'è qualcuno che almeno un'ora alla settimana gli passa del tempo, gli parla, gli cura, questa persona la perderesti. Io ti voglio fare una domanda. Se tuo figlio fosse in una sala di rianimazione, in coma, o un tuo familiare che ci tieni tanto, tu andresti a vederlo almeno un'ora al giorno? Sei di quelle persone che vanno vicino e gli mettono le cassette e gli parlano e lo toccano, chissà, la voce entra nel subconscio e lo risveglia e incomincia, lo faresti o no? È la stessa cosa, che noi dobbiamo diventare dei padri spirituali. Sai se c'è qui sul computer quel video del uno dei due, me lo prepari? Vediamo un po', perché a questo noi siamo chiamati. È una cosa che vediamo per una cosa dei leader, però penso che stasera possa farci capire. Mentre pregavo per preparare il messaggio, Dio mi faceva vedere: ora voi siete come una rete da pesca. E Dio ha detto: io vi faccio pescatori, ok? Tu non vai là col secchiello e fai, il pesce non ci viene, ok? Devi mettere la rete, devi lavorare.
Ora, guarda com'è fatta la rete. È fatta da tanti fili, giusto? E ogni filo si incrocia in un punto. E questo punto si incrocia con quest'altro punto. E questo con un altro 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 punto. Ok? Alla fine, io ho detto, vedete? Più è piccola la rete, e più avrete difficoltà a pescare. Se tu vai con la rete così, quanti pesci puoi prendere? Non prendi manco uno. Se cominci a prendere 2 metri di rete, un pesce ogni tanto lo puoi prendere. Ma se tu prendi 3 metri per 15 metri, quanto è questo locale di larghezza e di altezza, e cominci a metterla, tu prenderai molti più pesci, giusto? Quindi Dio dice, ora dovete capire che io vi ho chiamati per essere la mia rete, il corpo di Cristo. Noi siamo completi quando siamo collegati agli altri. Ora, tu sei stato pescato da qualcuno, giusto? Quindi qualcuno, quel nodo, insieme ad altre persone, hanno fatto in modo che tu rimanessi incastrato in questa rete e potessi conoscere Gesù. Bello, no? Ora, tu non sei più il pesce, adesso fai parte della rete. Non puoi pensare di vivere a modo tuo. Non puoi pensare, chi non ha nella mente e nel cuore, sto parlando delle persone che sono già nate da tempo, hanno l'esperienza, non puoi pensare di vivere venendo a mangiare il cibo della domenica e poi te ne vivi per fatti tuoi. Non è questo che ti benedirà. Dio ha detto, io voglio che voi siate pescatori di uomini, di donne, di bambini. Ok? Ora immagina una rete con un buco. Cosa vuol dire un buco nella rete? Se ho detto ogni nodo corrisponde a una persona, là dove la rete è rotta, vuol dire che quel nodo non sta facendo il suo dovere, giusto? Non è collegato a un altro, vieni qua, venite qua tutti e due, Francesco, a uno, prima e dopo la cura, nella mano. Cosa succede? Che se noi dobbiamo prendere delle persone così, le prendiamo, giusto? Ma se un nodo si rompe, in mezzo, noi perdiamo il pescato. Basta in un punto. Ecco perché dice, tu non puoi pensare di vivere da solo, tu devi essere collegato a un'altra persona. Ho uno che mi guida e uno lo guido io. Lui ha uno che lo guida e lui guida un altro. Vedete come la sottomissione produce un legame forte. Io non posso imparare qualcosa da chi? Da lui? Lui è meno di me, è venuto dopo di me. Al di là del tempo, ma per un fatto di esperienza, di conoscenza, è più piccolo. Ma lui che sta da più tempo mi insegna. E ricordati, tu non farai mai di più di quello che hai davanti. Chi è il tuo maestro? Chi è il tuo pastore? Sapete, un po' come va il pastore, così va la chiesa. Se il tuo pastore predica fede, se c'ha unzione, se fa miracoli, se ti può dimostrare come si mette su famiglia, come si educano i figli, come si conquistano le cose, è un buon esempio. Lo posso dire, ma non è facile stare qua. Perché io per primo non starei mai sotto a qualcuno che non mi dimostra la sua vita. Mi può insegnare una persona che è divorziata o che ha i figli che non sono sottomessi, può venirmi a insegnare a me come si cura una famiglia? Non è per capacità, puoi anche saperlo, ma quello che è importante è che deve essere dimostrato. Lui, e voglia dire non fare questo, non fare quell'altro, lui impara quello che vede fare in casa. Tutti i bambini, e voglia dire non mettere i piedi sul tavolino o sul salotto e il papà li mette, li farà anche lui, magari non davanti al papà perché sennò, no? Però quando se ne va, mo faccio io il papà. È normale. E sarà il primo che ti dirà, quando dice, Francesco, non mettere i piedi sul tavolino, neanche tu. Ah, papà, io sono il papà. No? Sono il pastore. Quindi vedete, grazie. Questo legame è quello che Gesù ha fatto con i suoi discepoli. In 3 anni
ha preso delle persone, ma se notate aveva 12 persone, però sono stati 3 anni, mattina, sera, pomeriggio, pur la notte, no? Lo portavano a svegliare, lo svegliavano quando andava a pregare la notte, la mattina non lo trovavano, stavano a pregare sulla barca, stavano sempre con loro, nella tempesta. E cosa è successo? Che alla fine di tutte e 12, con 3 si trovava spesso, no? Giovanni, Giacomo, Pietro, ma con uno più di tutti, Giovanni. E Giovanni è quello che ha scritto l'Apocalisse, la Rivelazione. Giovanni è quello che dicevano: chi rimarrà con te? Forse lui che ha la testa appoggiata sul petto, non certo quello che ha bagnato il pane nell'ultima cena, ok? Quindi cosa voglio dire? Che tu devi incominciare a trovare qualcuno che ha cura di te. Ecco perché vai in una cellula, trova qualcuno che entra in una cellula, poi il capocellula ti dirà, inizierà a curarti, comincerà a darti qualcuno, in modo che tu non solo vieni curato, ma imparerai. E facendo questo noi faremo una grande rete, perché io non posso parlare con tutti, però se io curo bene i miei 2 o 3 persone e loro curano bene le 2 o 3 persone e quelle 2 o 3 persone curano bene le 2 o 3 persone, vedete, c'è anche una cosa: se la persona che ti sta curando evidentemente sta attraversando un momento difficile, tu non sei sbandato, perché puoi andare alla persona che sta sopra di lui e chiedere aiuto, ok? I bambini giocano, rompono il vetro, la macchina, prendi il bambino, da chi vai? Dal padre. Chi è tuo padre? No? Quindi hai un problema con qualcuno? Chi è il tuo capocellula? Chi ti sta curando? Sono venute tante persone in questa chiesa. Io sento da parte di Dio che tu, che là, che chi. La domanda è: scusa, chi è il tuo pastore? C'è tanta gente che va in giro, predica bene, ma fagli la domanda: chi è il loro pastore? A chi sono sottomessi? Ci sono persone che stanno facendo dei grandi, stanno rovinando tante chiese perché stanno andando qui là, stanno portando filosofie che non c'entrano niente, esattamente il contrario della comunione di Dio. Ma basterebbe fare una domanda: chi è il tuo capocellula? Chi è il tuo pastore? E tu risolvi i problemi. Perché come lo puoi fare tu, lo fa anche il diavolo. I demoni che hanno trovato nell'uomo i 7 figli di Sceva, che sono andati per liberare quell'uomo che aveva tanti demoni, cosa hanno detto? I demoni parlavano attraverso l'uomo, ha detto: chi siete voi che volete cacciare me? In Atti è scritto: conosco Paolo, so in cosa crede, so chi è Gesù, ma tu chi sei? Ecco perché quando sono venuti i brasiliani abbiamo parlato di personalità, identità. Se tu noti, in questo periodo tanta gente non ha un'identità, non ha un'identità politica, non ha un'identità emotiva, un'identità sessuale. Sei uomo o sei donna? No, l'importante è amarsi, no? Ma tutto questo nasce perché manca qualcosa nella loro vita. E allora cercano filosofie, religioni, anche nelle relazioni. Signore, fammi trovare il ragazzo giusto o la ragazza giusta e io ti seguirò. Non potrà mai essere qualcosa del mondo, anche una creatura del mondo, che migliorerà la tua relazione con Dio. Anzi, io ho visto esattamente il contrario. Tutti quelli che hanno cercato di aggiustare il loro rapporto con Dio cercando prima una relazione, sai cosa ho visto? Che si sono allontanati da Dio. Prima venivano sempre a pregare, facevano intercessione la mattina, poi facevano intercessione il venerdì, poi venivano nel gruppo dei giovani, poi erano puntuali, adesso non sono puntuali, non vengono a fare intercessione, non parlano più di Dio, stanno cambiando il loro atteggiamento, hanno sempre il broncio, non c'è più gioia. Sapete perché?
perché non hanno detto, non hanno fatto come Gesù insegna: cercate prima il regno di Dio e tutto quello che tu cerchi, tutto lui, loro ti verranno a trovare. Infatti, e sapete come ho messo il titolo oggi del messaggio? Siete pronti? Guardate il titolo: Dio può sostituire tutto, ma niente può sostituire Dio. Amen. Quindi smettila di darti da fare, affannarti. Signore, ti prego, perché sai come fanno certe persone? Uguali a come quelli che vanno a fare una rapina e fanno: Signore Gesù, se mi va bene questa rapina non ne faccio più, fammi andare bene questa cosa sbagliata e poi io cambierò. Ma tu puoi chiedere al Re del Re, al Dio Santo, al Dio Giusto: fammi fare una cosa sbagliata che tu non vuoi, perché dopo ti adorerò? E allora queste persone non pagheranno mai le tasse, non saranno mai fedeli, non saranno mai giusti. Perché? Perché hanno proprio la mentalità corrotta. Quando poi andranno a pregare, come faranno? Pensano che Dio li aiuterà? Sapete, ogni volta che noi sappiamo che stiamo sbagliando in qualcosa che Dio non vuole, è perché noi stiamo dicendo: Signore, tu non vivi in questo 2013, tu non sai bene il problema, tu non conosci bene mia suocera, tu non conosci bene mio marito, tu non conosci bene i problemi esistenziali dei giovani, tu non... E Dio dice: ok, allora cosa devi fare? Allora, adesso ti spiego io. Tu avrai creato il mondo, ma non sai il casino che c'è sul mondo, ok? Ti spiego io come si fa. Si reagisce così, qui si fa una... si inganna, qui si mette sotto il tappeto la sporcizia, poi... Allora, questa è la mentalità. Se non arriva Gesù, noi mai... Al di là di tutto questo, se una persona fa così, ma potrà mai guidarti? Potrà mai essere un insegnante? Io so, guardate, ci può essere un padre che è un delinquente, un contrabbandiere, ma non ci sono più quelli, si può dire uno spacciatore, un violento, un delinquente. Però per il figlio, il papà, siccome gli vuole bene, gli dà quello che gli serve, è un idolo. Ma quel padre mai potrà insegnare il figlio a prendere la giusta strada. Ecco perché noi siamo entrati nel mondo spirituale, nella chiesa di Dio, ma tanta gente ha un'idea che se io entro in quella chiesa e se mi vogliono in quella se mi vogliono in quella chiesa devono accettare quello che faccio io. Io sono così, non cambio. Per me è giusto fare questo. Io non credo che funzioni così. Dio ti ha chiamato per seguirlo, non è Dio che sta seguendo te. E fin quando tu non deciderai di seguire Gesù, quando Gesù ha preso il pane, ha pregato, lo ha benedetto, e cosa ha fatto? Molta gente vuol venire avanti, mi benedici, posso ricevere, però non si vuol far spezzare. Il seme del grano, del frumento, che cresce, diventa pane, prima di crescere muore. E quando lo metti nel terreno, la prima cosa che fa, rompe l'involucro. Se non si spacca il guscio, l'involucro, la pellicina, come la vuoi chiamare, non crescerà. Ecco perché Dio è vero che ti deve spezzare il tuo atteggiamento, il tuo orgoglio, no? Vuole che noi dobbiamo morire a noi stessi, però è anche vero che prima ti benedice. Quindi cosa vuol dire? Non aver paura, non ti preoccupare. Per il fatto che lui ti benedice, è come se ti fa l'anestesia, ok? Lasciati benedire da Dio, che ti mette nella condizione. C'è gente che ha paura di fare dei passi, ma è naturale, non hanno la benedizione di Dio.
Ma quando tu sei benedetto, tu puoi affrontare la morte. L'unico che non è scappato quando Gesù è stato catturato, portato davanti ai giudici e quindi condannato, dei dodici, sapete chi è stato? Giovanni. L'unico apostolo che insieme, sapete a chi? A Maria Maddalena, la prostituta. Vedete, la gente che ha deciso di morire per Dio quando sono stati chiamati, che non hanno avuto dubbi che era giusto seguire Dio, non hanno fatto l'elenco, no, sai, però, come ha fatto Pietro, Gesù, questi, gli altri undici che hai scelto, non sono come me, io sono tosto. Chicchirichì, e se n'è andato, no? Ma Giovanni, senza chicchirichì, senza dire io farò qua, l'ha accompagnato dai giudici, era sotto la croce quando l'ha ucciso, e lui poteva morire. E c'era anche Maria Maddalena, la prostituta, oltre che la madre, perché loro erano morti, hanno capito che quando sono stati chiamati da Gesù era venuta la Pasqua dentro di loro, e quindi erano certi che valeva la pena morire. Pietro, anche se è stato 3 anni con Gesù, quando è arrivato il pericolo di vita, via! C'è da lavorare per il Signore, bisogna sacrificarsi, devo pagare un prezzo, devo rinunciare a qualcosa, via! Giovanni, Maddalena, sono rimasti là, sono rimasti alla croce. Tutti gli apostoli sono morti in malo modo, sono stati lapidati, uccisi, dispersi. L'unico che ha campato 100 anni è Giovanni. Infatti nell'isola di Patmos, in Grecia, lui ha scritto il libro dell'Apocalisse, sotto la guida e la rivelazione dello Spirito di Dio, da Gesù stesso. Infatti diceva, scrivi. Questa è la cosa più importante. Se Dio non ha il primo posto. Credetemi, tutte le volte, io penso che è ora di tornare alla vera parola, alla gente che è pronta a pagare un prezzo. Io mi ricordo quando ho iniziato a seguire Gesù, ero così innamorato, credevo veramente nella parola, non nella chiesa, nelle persone, nella parola di Dio. C'era scritto di fare una cosa, io la facevo. Ma sei l'unico che la fa, non mi interessa. C'è da andare a vedere una conferenza. Lasciavo il lavoro, prendevo i soldi, partivo, andavo. C'è da fare questo, prendevo, spendevo, andavo. C'è, no, no, a me non dovevi dire dai, vai, no, c'è da andare, amen. Perché? Perché io avevo fame di Dio, cercavo il Signore. E adesso invece dai, vieni in chiesa, dai, leggi, dai, prega, dai. Tanto, guardatemi, le persone che non accettano di cuore, domani, quando ci sarà il problema, hai visto? Non ho fatto quello che hai detto tu? Hai detto tu? Non sono venuto in chiesa e cosa ho ottenuto? Ma la cosa che gli devi dire a chi ti ha portato, se non credi con il cuore, tu non sarai mai salvato. Tu puoi venire qui, sederti sempre sulla stessa sedia, ma se non cambi, se non muori, se non arriva la Pasqua dentro di te, non succederà nulla. E Dio non fa il prezzo comunitario. Quanti siamo? 70 persone, 80 persone? Ok, facciamo il prezzo per 80. No, ognuno deve pagare il suo prezzo. Ma è anche vero che ognuno riceve il suo dono. Io ho ricevuto il mio. Io ho il Signore. Non perché sono pastore, non me ne frega nulla. Perché credo tutto ciò che mi serve. Non devo manco più chiederlo, perché quello che io chiedo ogni giorno è di parlare a qualcuno, di imporre le mani a qualcuno, di raggiungere, quello è il mio desiderio, punto. Questa è la Pasqua. Ora, ritornando al fatto del Padre, di essere la rete, Gesù stesso è morto, e quando sono andati, vedete la differenza? Gesù è risorto e ha detto, voi dovete fare questo. Ma quando Gesù è morto e sono andati al sepolcro, cosa hanno trovato? La pietra arrotolata e il sepolcro vuoto, con il sudario piegato. Ok?
Cosa vuol dire? Che Dio ha liberato Gesù, che c'è stato un intervento soprannaturale dello Spirito Santo, e colui che non aveva bisogno dell'aiuto dell'uomo per uscire, perché lui, senza peccato, ha fatto in modo che potesse prendere su di sé le nostre colpe, le nostre malattie, i nostri peccati. Ecco perché lui da solo, la pietra si è rotolata via e lui è risuscitato. Mentre quando a noi ha detto: prendete il pane e beneditelo, prendete il vino e beneditelo, e fate questo in memoria di me. Vedete, noi dobbiamo sempre fare qualcosa. Devi credere e devi accettare. Se non credi, dopo faremo la Santa Cena. Se tu non credi, non fare la Santa Cena. Non è come nella Chiesa Cattolica, che tu entri là dentro, prendi il pane, anzi prendi l'ostia. Qui prendiamo il pane e il vino, che rimane pane e rimane vino, ma dice nella Bibbia: fatelo esaminando voi stessi. Tu puoi essere qua per la prima volta, ma hai capito chiaro che Gesù ti ama e che tu vuoi far parte del corpo di Cristo, vuoi far parte della rete da pesca. Io ti dico: puoi prendere il pane, ma non lo prendere pensando che è un medicinale, oppure cosa diranno se io non lo prendo. Vuol dire che sei onesto, vuol dire che non sei pronto, vuol dire che sei anche intelligente, tanto da non ammalarti, perché ci si ammala, ok? Ora, molte chiese fanno in modo che se sei battezzato, allora solo e soltanto allora tu puoi prendere il pane e il vino. Ma io ho visto tanta gente battezzata che ha continuato a peccare e si è persa. Quindi io sono più per incoraggiare le persone, sono più per dirti: benvenuto, che veramente il messaggio di stasera ti entri nel cuore e che tu possa sentire di far parte del corpo di Cristo. Cioè, che desideri tornare, che desideri nutrirti e che cominci ad essere collegato per Dio. Non farlo per superstizione, non pensare: corpo di Cristo, amen, metti in bocca. Non è quello, non succede nulla. Ma perché nel fare questo Dio sta dicendo: tu vieni qua, io ti metterò a disposizione una persona che prenderà cura di te e tu crescerai e tu a tua volta insegnerai queste cose. Mi fa vedere, filmato? Spegnete pure la luce. Quello che corre, quello con che si fa male la gamba, il secondo, quello. Spegnete, ok? Si vede? Alza pure un po' il volume. Questa è una persona che si stava preparando a questa gara, aveva fatto altri tentativi e aveva avuto sempre dei problemi e quindi non ci è mai riuscito, ma questa volta si era preparato, anche perché l'età era l'ultima volta, e mentre si prepara per l'ultima volta che cerca di gareggiare, aveva investito tutto il suo tempo e dopo solo 150 metri di quella gara sente un forte dolore e si blocca. Tutto il suo sogno, a parte il dolore fisico, perché si è strappato un tendine, no? Ma nonostante tutto voleva finire la gara. Questo è un giudice e dice: no, io almeno voglio arrivare al traguardo, con il dolore, con la difficoltà,
Guarda cosa succede ora. Che questo uomo, superando il servizio d'ordine, va, lo prende, lo aiuta. Era suo padre. Quindi quando tu prendi in considerazione di aiutare una persona, devi pensare di non abbandonarla mai, di portarla a termine della corsa affinché diventi un bravo cristiano, uno come te. L'ha portato fino alla fine? E guarda come la gente ha festeggiato come se avesse vinto, perché ha capito il sacrificio. A maggior ragione noi dobbiamo capire il sacrificio che dobbiamo fare per onorare il nostro Dio. Amen. Questo vuol dire essere un cristiano. Chiunque viene avrà sempre dei problemi. Alcune volte saranno evidenti, alcune volte sembreranno delle brave, delle persone che stanno bene, ma se tu riesci a guardare negli occhi e gli fai le giuste domande, tu capisci che quella persona sta soffrendo. Ok, Gesù, ma Gesù non può arrivare nella vita della gente se non c'è qualcuno che ti prende per mano e ti dice: io ti aiuto per conto di Dio. Quindi non pensare di entrare più in questa chiesa, di starti seduto e di fregartene della gente che entra. Non dico di quelli che dovresti andare a trovare, i tuoi familiari, i tuoi amici, i tuoi colleghi di lavoro, ma almeno quelli che entrano qua, tu devi incominciare ad essere responsabile. Non importa se sei piccolo o sei grande, vai e incomincia a fargli sentire che tu lo ami. Se tu sei nato di nuovo, tu hai uno scopo: dimostrare alle persone che Dio esiste. E non è portandolo qua dentro, ma fare come ha fatto quel padre, metterlo sotto braccio. Ah, ma io ho tanti problemi, ho tante cose. Non ti preoccupare, permettimi di stare a fianco, preghiamo insieme. Ecco il capocellula, ecco formare i Timoteo, cioè le persone che imparano dal capocellula. Quindi non andare via stasera senza accettare il Signore, senza capire che il messaggio è buono, ma se non fai parte del corpo di Cristo, non fai parte di quella rete da pesca, no? Non importa se vuoi stare al lato, puoi anche stare al lato, ma sempre devi avere qualcuno sopra e qualcuno sotto, perché sennò quella maglia non pescherà nulla. Ok? Questa è una cosa importante. Va bene, alziamoci pure a celebrare quello che è la Santa Cena. Quindi rifletti, non sei obbligato, lo potrai fare un'altra volta, ma se decidi di farlo è perché senti che questa è la Chiesa a cui tu ti vuoi collegare, a cui fai parte, e che soprattutto nel tuo cuore, indipendentemente da tutto, hai deciso di perdonare qualsiasi persona ti abbia fatto male. Anche se fai parte della Chiesa da tanti anni, ti sei battezzato, ma non hai il tuo cuore per il perdono e stai vivendo una situazione che non va, non la fare, fermati. Dice: mangi e bevi la tua condanna, la tua benedizione. Quindi ognuno di voi verrà qui avanti, si prenderà un bicchierino, si prenderà un pezzo di pane, verranno loro, e poi vai al posto e lo prendiamo tutti insieme. Aspettiamo che tutti abbiano potuto prendere il loro pezzetto. Ok? Allora Gesù cosa ha fatto? Ha preso il pane,
lo ha benedetto nel nome di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Noi benediciamo questo pane e ha detto: questo è il mio corpo, questo pane rappresenta il mio corpo dato in sacrificio per noi. Quindi noi spezziamo, benediciamo questo pane, spezziamo questo pane nel nome di Gesù Cristo. E allo stesso modo ha preso il calice, il bicchiere del vino, e ha detto: questo vino rappresenta il mio sangue dato in sacrificio per voi. Quindi noi benediciamo questo vino nel nome di Gesù Cristo. Il vino rimarrà vino, non c'è nessun miracolo, c'è una benedizione o una maledizione se non lo facciamo nel modo giusto, questo sì. Ma noi benediciamo questo vino che rappresenta il sangue di Gesù Cristo. Padre, ti ringraziamo perché oggi, più di altri giorni, noi possiamo pensare di avere comunione tra di noi e con te. Hai detto: fate questo in memoria di me finché lui ritornerà. Ogni cristiano due cose fa nella vita che rappresentano Dio: il battesimo nell'acqua e la Santa Cena. Non esiste nessun altro sacramento. Il sacramento per qualcuno pensa che produce grazia. No, la grazia viene dalla fede e dal cambiamento di vita. Quando tu accetti Gesù arriva la grazia. Ma due cose simboleggiano il cristiano: la nuova nascita e la comunione con Dio. Non troverai nient'altro. Per questo, se credi, se vuoi, io ti do il benvenuto in questa famiglia. Vieni pure a prendere il tuo pane, il tuo vino, e poi vai al posto e lo prendiamo tutti insieme. Che Dio vi benedica. Venite pure, prendetelo, chi lo vuole fare. Nessuno è obbligato, eh? Non è un obbligo. E mentre vai al posto, comincia a pregare. Prega che Dio ti usi, che Dio ti benedica. Se non lo prendi, nessuno ti giudica, tranquillo. Se lo prendi, a noi può solo che far piacere. Avvisate coloro che stanno da quella parte, i monitori, se devono fare la Santa Cena. Prendete posto, poi dopo lo prendiamo tutti insieme, ok? Credetemi, se voi siete una famiglia e siete in comunione, avete tutti quanti, non fatelo come superstizione, ma se siete tutti nati di nuovo, potete anche celebrarlo in casa. Ma noi arriveremo a farlo nella cellula, ok? Potete anche venire da quell'altra parte, ce ne sono due. Avete avvisato gli altri? Tutti, ok? Celebra anche tu questo momento, no? Nel nome di Gesù Cristo io benedico questo pane e riconosco che questo pane rappresenta il corpo del mio Signore Gesù Cristo dato in sacrificio per me, e benedico questo vino nel nome di Gesù Cristo perché rappresenta il sacrificio, il sangue della nuova alleanza, il nuovo patto con Dio che mi rende cristiano, perché io credo in lui e che mi dà la vittoria. Per questo facciamo questo in memoria di te, perché riconosciamo che sei morto per i nostri peccati e risorto per la nostra vita eterna, a dimostrazione che tu sei l'unico e solo Dio.
Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Potete prenderlo? Volontario che poi raccoglie i bicchierini, come la medicina, eh? Grazie. Signore, vogliamo riconoscere che è meraviglioso poter affidare la nostra vita a te. Grazie per la Chiesa, la sposa che si prepara per il ritorno di Gesù. Grazie perché finalmente possiamo comprendere che noi non siamo una religione, ma siamo cristiani. Il nostro è uno stile di vita. Dio è vivente in mezzo a noi. Quando noi preghiamo nel nome di Gesù, i cieli si aprono, la potenza di Dio si muove. Io voglio pregare in questo momento per tutte quelle persone che per la prima volta hanno fatto la comunione con noi, che sentono di far parte, anche coloro che sono collegati. Chiama pure i numeri che trovi. Noi vogliamo anche venire da te, se vuoi creare una cellula nella tua casa, non aver paura. Vogliamo pregare perché tu possa risvegliarti, risorgere. Non ti preoccupare dei problemi, Dio li ha già risolti. Siamo noi che dobbiamo entrare in quest'ottica, in questa fede, e cominciare a parlare alla montagna. Per questo, nel nome di Gesù Cristo, noi vogliamo benedire ogni persona che è qui, ogni persona che è collegata e sta ascoltando da casa. Io ti benedico nel nome di Gesù e chiedo allo Spirito Santo, lì che dove ti trovi in questo momento, io so che persone anche stanno scaricando i messaggi precedenti. Per questo voglio farti sapere che anche se tu stai ascoltando una registrazione, il messaggio, la parola di Dio è vivente. E la tua vita, una volta che ascolta la parola di Dio, non sarà più la stessa, perché noi crediamo in quello che è scritto. La parola di Dio è guarigione per chi l'ascolta e liberazione, vita per chi la trova. Per questo ti vogliamo benedire ogni fratello e sorella che è qui. E ti prego che ogni corpo che è qui, lì dove c'è malattia, nel nome di Gesù Cristo, lì dove c'è fallimento, paura, ansietà, tutto ciò che rappresenta l'opera del diavolo, le tenebre, nel nome di Gesù Cristo, io lo mando via nel nome del nostro Signore Gesù. E tu stesso fallo nella tua casa, fallo per i tuoi familiari, fallo per la tua vita. Sali sopra le circostanze, non pensare di dipendere da qualcuno, ma incomincia a credere, a camminare per fede. Gesù ha detto: chi crede in me farà le stesse cose che ho fatto. E una di queste è stata quella di fare la Santa Cena, quella di pregare, quella di invocare, di benedire. Per questo, nel nome di Gesù Cristo, vogliamo ringraziarti e benedire questa ricorrenza, questa Pasqua meravigliosa, dove tante persone stanno conoscendo Gesù, stanno ricevendo il suo amore, il suo perdono, la sua grazia. E noi vogliamo benedire tutto questo nel nome di Gesù. Grazie.